pronta per il calcio d'inizio tra Roma Gruppo Immobiliare e Avellino. Partita la gara valida per la Magnum Cup Over 40. Un saluto dall'Andrea Doria. Malossini pensa al tiro, rientra. L'appoggio per la rete del numero 22 Marco Colorito, palla in buca, la sblocca dopo 2 minuti e mezzo l'Avellino. Gran destro di Colorito a incrociare, non calcio di rigore ma punizione proprio dal limite dell'area, ancora per la Roma Gruppo Immobiliare che spacca la porta. Stavolta niente schemi, niente fronzoli, Niceforo va diretto in porta, bomba che entra 1-1, pareggio immediato della Roma Gruppo Immobiliare. Carcereri, pennella col destro, colpo di testa di Pace, gran parata della portiera dell'Avellino Petrucci. Sabatino appoggia su Cocco, Niceforo la suola, prova a toccare sotto per Sabatino che ha mandato Petrucci a vuoto ma non riesce a inquadrare lo specchio. Tenta il tunnel su Colorito, perde il pallone ma poi protegge con il fisico ed evita problemi. Tiziano Topa, Baldi pensa al tiro, lo fa partire, non blocca il portiere e poi Taverniti su ribattuta dopo che Boccini non è riuscito a bloccare il pallone, mette in rete il gol del nuovo vantaggio Avellino, quindi Taverniti 2-1. Catalano da Taverniti, non subisce fallo Taverniti, va avanti, Boccini gli dice di no stavolta. Corner battuto da Del Monte, Cocco palla di ritorno per il suo numero 10. Si stacca dietro Cocco che riceve, gira per l'inserimento di Carcereri, muove con la suola, poi serve Pace che non controlla bene. Pace alza la testa, serve Niceforo che si è proposto a destra, Niceforo per la porta, va ma la palla è alta. Colorito parte, recuperato da Pace, controlla, da respira la manovra. Conclusione, messa in corner da Boccini. Bella la conclusione del 10 dell'Avellino Coletta. Parte ora la ripresa, conclusione immediata di Niceforo. Deviazione di Volponi, palla in corner. Cross che non arriva di Niceforo perché fece scaricare per Topa al limite. Topa si coordina, calcio, deviazione! E il gol di Tiziano Topa che ha iniziato carichissimo questo secondo tempo e dopo 40 secondi trova il gol del pari con deviazione 2-2. Niceforo per Del Monte. Del Monte! Che gol! La ribaltata nel giro di 30 secondi. Non è passato neanche un minuto e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Del Monte si inventa una traiettoria incredibile con la quale beffa il portiere avversario Petrucci. 3-2 RG. Carcereri ancora da Sabatino. Palla corta per Valentini che fa uscire male Malossini. Malossini! Petruno! L'autogol di Tiziano Topa. Carambola male la palla sul suo corpo dopo la parata di Boccini, allora autogol e 3-3 per la Roma Gruppo Immobiliare che comunque è per la pareggio all'Avellino che comunque ha combinato molto bene. Inizione RG, parte Niceforo, era la risposta di Petrucci, poi c'è Taverniti che sta sgasando, Taverniti appoggia male, tiro, preferisce servire Taverniti. Appoggia rimorchio per Mostaccioli che controlla, non calcia, mette la palla sul secondo palo, Malossini se la ritrova lì, Malossini! La gira in rete, ancora Avellino avanti, partita incredibile al Doria, rimonte contro rimonte, adesso è Malossini a mettere il pallone dentro, avanti l'Avellino, 4-3 quando manca un quarto d'ora al termine.
Boccini lancia lungo. Perniceforo che prolunga il colpetto dalle parti di Del Monte. Cocco può mettere giù. Apre a sinistra dove si è infilato bene Niceforo. Deviazione! La vede all'ultimo Petrucci. Che salva! Grande riflesso. Gran parata di Petrucci. Che salva i suoi. Avellino che non batterà Petrucci. Lo batte Volponi che va lungo. Carcereri con la testa appoggia all'indietro. Poi alla fine la palla arriva dalle parti di Boccini che la può giocare con i suoi. Andiamo avanti. Numero 1. E giallo-blu. Catalano non è aggredito nessun avversario. Mostaccioli si gira e calcia. Deviazione di Pace in corner. No, perché non ci si aspettava di trovare queste difficoltà. Attenzione però all'errore di Petrucci che non se l'aspettava questa palla sull'imbucata di Niceforo. Vedete lui che ha realizzato questo, diciamo, lancio filtrante in avanti che Petrucci ha visto solo all'ultimo sbucare verso la sua porta e non è riuscito a trattenere il pallone che è entrato in rete, quindi 4 pari, pareggia la Roma Gruppo Immobiliare. Topa gioca corto, ancora Topa. Lancia la ricerca di Del Monte che fa da sponda. Per Valentini sta arrivando Cocco, ma c'è una conclusione di Valentini che esce fuori di pochissimo. Punizione calciata da Colorito, Taverniti è solo, arriva Topa su di lui ma si fa saltare Tiziano Topa, Taverniti mette a sedere il portiere, poi gioca per Colorito fuori di un soffio, ma che aveva fatto Taverniti? Punizione RG, ci mette i guanti qui il portiere Petrucci. Il calcio d'angolo, la Roma Gruppo Immobiliare, palla al rimorchio per Niceforo, fuori di un soffio, sarà ancora corner. Punizione Roma Gruppo Immobiliare con Niceforo che parte, conclusione fuori di pochissimo. Imbucata per Taverniti, anticipato col petto da Boccini, faccia avanti, c'è Malossini che recupera, il portiere è fuori dai pali, il jolly, trova il jolly Malossini da centrocampo. Che gol, aveva fatto un ottimo intervento Boccini che però non è riuscito a mandare il pallone lontano, l'ha preso Malossini che ha colpito come meglio non si poteva fare, l'ha messa dentro. Rigore Roma Gruppo Immobiliare affidato ad Alessandro Niceforo che parte, apre il destro e spiazza Petrucci, incrocia benissimo, 5 pari Niceforo. Siamo sul 5-5, una partita folle, incredibile e molto bella qui all'Andrea Doria tra Roma Gruppo Immobiliare e Avellino. Vediamo adesso chi addirittura potrebbe avere la meglio sull'altro. Conclusione, la parata di Boccini, poi Malossini si perde il pallone. Boccini però che ha salvato, fondamentale per i suoi. Poi attenzione al contropiede Del Monte, chiuso da Catalano. Palla dentro messa da Baldi, Malossini non arriva, calciata fuori Carcereri, poi con l'esterno da Del Monte anticipato da Volponi, ottima lettura del 5 dei Verdi. Cocco, ultima azione, Niceforo dentro da Del Monte, Del Monte, Del Monte, percussione Petrucci, poi calcia via Volponi, è l'ultimo sussulto di una partita incredibile, finisce 5-5 tra Roma Gruppo Immobiliare e Avellino.